stasera, cominciamo dall'amore per questa città, che è un po' la parte finale della sua domanda. Io mi sono, come dire, candidato a sindaco di Napoli 8 anni fa, proprio perché amo profondamente questa città, e vi assicuro che non amo solo le bellezze, ma la cosa che mi ha spinto a candidarmi, perché 8 anni fa purtroppo il racconto della città era molto molto diverso. C'erano delle luci, una delle luci era questa della quale sto parlando, e come diceva Ivo prima correttamente, si è mossa prima delle istituzioni, però noi ci abbiamo messo il cuore, l'anima e la faccia, devo dire, quando nessuno ci credeva che si potesse arrivare a una fotografia così bella come quella di stamattina. Ed esprimo gratitudine al Presidente della Camera di essere qui con noi stamattina, perché credo che sia il senso dell'orgoglio di sentirsi comunità. Cioè, oggi credo che hanno parlato e sono presenti, non dico tutte le istituzioni del territorio, dal terzo settore al mondo cattolico, alle istituzioni di prossimità, il sindaco, gli assessori, il sovrintendente, le associazioni, cioè gente che ogni giorno si impegna e che non ha aspettato che altri facessero. E ci sono delle cose che le raccontano meglio di ogni altra parola. Faccio un esempio, perché almeno fino a quando sono arrivato, dopo che sono arrivato io, non l'ho ascoltata. Le notti bianche che sono state fatte qua, io ricordo la prima e l'ultima, è stata sempre vista con attenzione, ma nella prima c'era molta gente che tentava di annusare e capire, ma che è sta cosa, la notte bianca, la sanità, ti trovavi a quello che ti tirava il petardo sui piedi mentre camminavi, quell'altro che passava col motorino mentre camminavi. Beh, io l'ultima notte bianca ho avvertito un senso di maturità di questo quartiere davvero incredibile, il prendersi cura diventando protagonista e riscoprendo le bellezze della nostra città. Aggiungo due dati importanti. Dire che il turismo è un problema della città è sicuramente una cosa non vera, ma dire che non c'è necessità del governo dei flussi turistici è un altro tema che sarebbe grave sottovalutato. Però per darvi un titolo, noi stiamo lavorando a 2 proposte di delibera al Consiglio Comunale che approveremo nei prossimi giorni. Una è evitare che ci siano speculazioni di tipo turistico che vanno a colpire l'identità storica della nostra città e caratterizzino poi la nostra città con quel termine un po' brutto che si chiama gentrificazione, cioè che alcuni luoghi vengano attaccati in qualche modo da investimenti solo turistici e c'è lo svuotamento dei luoghi della nostra città. Quindi ci sarà un regolamento che impedirà che questo possa accadere. Il secondo, proprio sul tema che toccava il Presidente della Terza Municipalità, Ivo, prima, che è il tema delle attività commerciali. Quindi noi andremo a incentivare con un regolamento tutti coloro che investono su attività tipiche e caratteristiche dei vari quartieri di Napoli, perché Napoli ha una stratificazione sociale e commerciale che tutti quanti conosciamo, quindi si andrà a incentivare le botteghe artigiane, le attività commerciali tipiche, le trattorie tipiche e quant'altro, e scoraggiare che possa accadere quello che diceva Ivo prima, che un vicolo diventa una catena di friggitori. Noi siamo una città che molto ci autogoverniamo, però questo rischio lo vediamo. Io non vorrei che Napoli diventasse come altre bellissime città turistiche italiane e europee, dove vai a mangiare in trattorie diverse la stessa città, ti danno a mangiare sempre la stessa cosa, o i prodotti che si vendono sono sempre gli stessi. Quindi noi avvertiamo questo, pur sottolineando che il turismo oggi insieme alla cultura è stata l'arma di riscatto principale del nostro territorio. Ma quello che mi colpisce in particolare di quello che sta accadendo nella terza municipalità, e dico volutamente terza e non mi limito alla sanità, è una visione dell'immediato, del domani strategica, davvero incredibilmente positiva. Cioè attualmente, mentre parliamo, e non ripeto le cose che avete già detto, sono in corso progetti assolutamente fondamentali su tutta la zona che fa dal museo, piazza Cavour, la porta d'ingresso alla sanità fino a via Foria, che mette insieme anche qui tutte le istituzioni, la municipalità, il comune, il terzo settore, il direttore del MAN, eccetera eccetera. L'area che, come è stata detta prima, dei Colli Aminei, su cui finalmente dopo contenziosi annosi da qui a qualche settimana vedremo questi famosi filobus che non so da quanti anni
stanno ricoverati nei depositi, che finalmente uscirà. Il tema del garittone, dove mi sento di tranquillizzare, perché esiste, la sto seguendo anche personalmente con il mio capo di gabinetto, quello sarà un risultato straordinario che raggiungeremo in tempi molto rapidi, con tutte le difficoltà che diceva l'assessore Calabrese, sono tecniche e finanziarie, perché là superiamo un problema annoso, che per andare al bosco di Capodonno, al museo, le macchine posteggiate sui marciapiedi, la gente non può camminare a piedi, il caos, che siamo tutti napoletani, conosciamo, quindi quello sarà un investimento importante. La stazione di Mater Dei sono tutte cose finanziate, cioè sono tutte cose che noi vedremo esattamente in tempi assolutamente, assolutamente rapidi. E anche l'investimento, che devo dire, le forze di polizia, lo Stato, solo con la videosorveglianza, ha fatto in questo quartiere, perché evidentemente si è percepito in questo quartiere che al di là dell'attenzione delle istituzioni c'è stata una capacità di emanciparsi immediatamente con un'attività di valorizzazione culturale che è stato sicuramente primordiale nella nostra città. Il laboratorio Sanità adesso si è diffuso enormemente in tante altre parti della nostra città, e basta vedere i numeri che sicuramente Padre Antonio, che ringrazio e saluto, avrà detto immagino all'inizio del suo intervento, sono numeri impressionanti di quanto le visite turistico-culturali sono aumentate negli ultimi anni. Un altro concetto è stato detto prima da altri su come noi intendiamo la cultura va preservata, va difesa, ma non va chiusa con i lucchetti, altrimenti nessuno mai difenderà la cultura se un giorno qualcuno la vorrà attaccare. Ecco, questo processo di valorizzazione continua. Io sono profondamente orgoglioso di tutto questo e raccolgo anche la sfida della Fondazione, che non è un'idea sbagliata, perché Napoli, a differenza di altre città, penso a Torino, finora, salvo poche casi come questo, ma pochi altri, non ha goduto di investimenti privati significativi. Quindi io lo voglio dire, ormai dopo 8 anni, voglio dire, di amministrazione, ho visto molti validi piccoli imprenditori, commerciali, piccole e medie imprese, ma grossi capitali, diciamo, industriali, le fondazioni, chiamiamole bancarie, quello che c'è a Torino, quello che c'è a Milano, teniamo manco più il Banco di Napoli, lo sappiamo, noi non l'abbiamo. Questo è un motivo di grande orgoglio, ma se riflettiamo anche che ci fa capire quanta ancora c'è una potenzialità inespressa, perché se tutto quello che ci stiamo dicendo è stato fatto sostanzialmente col capitale umano, con un grande senso di appartenenza, con l'orgoglio, con un po' di capitali privati, con una partecipazione forte dei cittadini, con la valorizzazione al meglio di quelle poche risorse pubbliche che siamo riusciti a captare, immaginiamoci se in questa città cominciano a veicolare in modo organizzato anche risorse private e mettere insieme tutte le istituzioni democraticamente rappresentative. Perché io credo, mi avvio a concludere, che abbiamo anche rotto un altro muro, quello della guerra tra pubblico e privato. Noi siamo un'amministrazione, l'unica in Italia, che non ha privatizzato un servizio, per esempio, di rilevanza costituzionale, dall'acqua potrei continuare, ma mica siamo contro i privati, anzi. Questo è l'esempio di stamattina, è il migliore esempio di collaborazione tra pubblico e privato, dove il pubblico non rinuncia alla sua visione, quindi non ha una posizione servente, ma non sta là a schiacciare il privato, anzi accoglie il privato che investe in un territorio, che fa un investimento, magari sì, chiaramente anche per la propria azienda, ma sta facendo un investimento per la città, sta facendo un investimento per la comunità, è un'impresa di comunità, sta facendo crescere il lavoro, lo sviluppo e il mettersi insieme. Ecco, io credo che in questo momento in città ci sono le migliori condizioni, al netto dei problemi, le sofferenze, le ferite, le difficoltà che ci accompagneranno, ci accompagnano e sono anche il cruscio delle giornate faticose che viviamo ogni giorno, ma ci sono dei dati che non possiamo sottovalutare, sono dati oggettivi, 400 produzioni cinematografiche e televisive registrate a Napoli negli ultimi 3 anni, sì, per Napoli non è più solo comune, perché 400 sono quelle belle, quelle brutte, quelle che descrivono l'inferno, ma ci sono anche quelle che descrivono la vivacità, il purgatorio e il paradiso. Un altro dato che si racconta poco in città, un dato ANCI, non è del comune di Napoli. Napoli in questo momento ha superato Torino e Bologna per start-up giovanili. Cioè si dice che in questo momento giovani, senza capitali pubblici, stanno investendo in città e stanno rimanendo in città. Sono indicatori che ci fanno capire che in questa città evidentemente viene percepita l'energia vulcanica e vitale, e la sanità ne è sicuramente l'epicentro, un po' perché secondo me è proprio il cuore di Napoli, perché è una stratificazione dal ponte della sanità, Maddalena Cerasuola, alle altri luoghi, è proprio un intreccio continuo di umanità. Allora io potrei dire tante cose, ma ne avete parlato oggi, quindi mi fermo anche per dare, se è fatto tardi, la parola
al Presidente della Camera, ma credo che la cosa di più vado orgoglioso è del fatto che quando cammino in questi vicoli io non vedo più quel sentimento di rassegnazione, di rancore e di lontananza. Sì, c'è la richiesta, sì, c'è il problema, ma c'è quella consapevolezza che questa città ha scelto. Allora l'appello che voglio fare, approfittando della presenza del Presidente della Camera, che oggi deve venire meno anche quell'alibi di dire no, io non ho alternativa allo scippo, alla rapina e al reato. Oggi si è dimostrato sia qui con capitale privato, ma devo dire anche noi, con quello che abbiamo messo in campo, che tra mille difficoltà, magari sarà il mondo precario, in certe volte anche un mondo in nero che bisogna attaccare, ma oggi attraverso cultura, turismo, sviluppo, imprenditoria, anche a un ragazzo che ha sbagliato, noi gli possiamo dire tu hai sbagliato, oggi c'è la possibilità di riprenderti e anzi di diventare testimone di giustizia e di legalità, perché dirai ai tuoi compagni che ci sta una strada diversa. Ecco, oggi a Napoli abbiamo provato a costruire, quando nessuno ci credeva, delle alternative. Il fatto che oggi vedo tanta gente, tante persone così diverse, ma che parlano più o meno tutti lo stesso linguaggio, da prospettive diverse, è una conquista, guardate, che non è stato facile, perché ho visto da dove siamo partiti e dove stiamo andando e dove siamo arrivati. Quindi io tutte le proposte, anche questa che è interessante, la raccolgo, perché Napoli ha bisogno sicuramente di capitali privati, ha bisogno di una politica ovviamente onesta e dalle mani pulite, e soprattutto con tanta passione, perché qua ogni risultato che raggiungi comunque è sempre più complicato rispetto a quello raggiunto in altri luoghi. Quindi io voglio ringraziare gli organizzatori di questo evento, perché è davvero stata una giornata di studio importante, di proposte e anche di fare un po' il punto della situazione, di tutte le cose importanti che sono state fatte in questi anni. Grazie e buona giornata a tutti.